Salve 3D Artists e bentornati. È uscito, come potete vedere, Blender 3.4 e, come al solito, in questo video andremo a dare un'occhiata alle novità più importanti di questa versione. Per cominciare, in questa release viene introdotto il nuovo Path Guiding della Intel, il cui scopo è ridurre il rumore in fase di rendering, soprattutto nelle scene dove anche il normale Path Tracing fa fatica a calcolare i rimbalzi di luce, come ad esempio quando quest'ultima deve illuminare una stanza ma dovendo passare attraverso spiragli o porte socchiuse. Inoltre, il Path Guiding, come possiamo vedere, è supportato dalle superfici con materiali BSDF e volumi con scattering sia isotropico che anisotropico. E come vediamo anche in questi esempi, abbiamo lo stesso render realizzato prima senza Path Guiding e poi con Path Guiding attivo. Anche in questa scena la luce passa fioca attraverso la finestra e nonostante questi due render siano stati realizzati nello stesso tempo, quello col Path Guiding attivo ha molto meno disturbo. Andando avanti, poi adesso in modalità sculpting, possiamo accedere alle impostazioni dell'automasking direttamente dall'header nella viewport. E inoltre adesso sono stati aggiunti nuovi metodi per le maschere automatiche, come cavity, viewpoint e area. Infatti adesso, al posto di dover andare a creare delle cavity mask manualmente, ci viene appunto in aiuto un comando che ci permette di crearle in modo automatico, potendo regolare parametri come factor e blur per determinare la potenza e la sfocatura della maschera. Qui poi, tra l'altro, ci vengono anche mostrati dei video esempio sul funzionamento di questi nuovi tre metodi per mascherare automaticamente i nostri modelli. Andando avanti abbiamo aggiornamenti anche per quanto riguarda le UV. Infatti adesso il nuovo metodo di relax basato sulla geometria aiuta a migliorare di molto la qualità delle UV, facendo sì che queste seguano in modo più accurato le forme del nostro modello. Poi, trattandosi di un pennello, possiamo essere più precisi e scegliere da noi quali sono effettivamente le zone su cui andare ad intervenire. Per quanto riguarda poi l'UV Editor, adesso sarà possibile avere una griglia non uniforme, poter gestire il pixel spacing e poter decidere se visualizzare o meno la griglia di fronte alle immagini. Tra l'altro adesso sarà possibile ruotare le UV in modo che queste vengano allineate o al modello all'interno della viewport o allineate ad un edge selezionato o che il tutto venga fatto in maniera completamente automatica in modo che sia direttamente Blender a decidere l'orientamento migliore. Inoltre poi sarà anche possibile randomizzare la posizione, la scala e la rotazione delle isole selezionate all'interno dello spazio UV. Ovviamente abbiamo aggiornamenti anche per quanto riguarda i Geometry Nodes e la prima grande novità è il Viewer Node, che permette di avere un'anteprima immediata di ciò che stiamo costruendo all'interno del Node Editor. Abbiamo poi anche il nuovo Sample UV Surface che permette di campionare e sfruttare direttamente le UV del nostro modello. E inoltre poi sono stati aggiunti tantissimi altri nodi, tra cui quelli specifici per la manipolazione delle mesh, quelli per la gestione e manipolazione delle curve e tanti altri nodi in generale. Non potevano poi mancare ovviamente aggiornamenti anche per quanto riguarda il Grease Pencil, infatti lo strumento fill è stato migliorato in modo sostanziale con nuove opzioni e un nuovo algoritmo per chiudere le curve discontinue. Il nuovo metodo usa infatti il raggio della circonferenza per determinare la distanza dei tratti e riempire così le nostre figure. Questo nuovo sistema poi è molto efficace, soprattutto quando l'allungamento dei tratti adoperato dal vecchio sistema, che adesso è stato rinominato Extendi, viene eseguito su tratti che non si incrociano mai. Quelle che abbiamo visto in questo video non sono che le novità più importanti di questa versione. Ovviamente c'è molto altro ancora e se siete curiosi e volete approfondire di più, metterò come sempre il link alla lista completa delle release notes in descrizione. E con questo direi che possiamo terminare qui il video, che come al solito spero vi sia piaciuto ma che soprattutto vi sia stato utile, invitandovi quindi a mettere un like e iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!